come ormai sappiamo, il venerdì è anche il giorno del monitoraggio settimanale dell'epidemia. I dati indicano che effettivamente la curva sta frenando, anche se i contagi sono ancora tanti, così come i decessi, e quattro regioni vanno verso il colore arancione. La curva rallenta, la conferma arriva anche dal report settimanale. L'incidenza non sale più rapidamente, ma è in linea con la settimana precedente. L'RT, inoltre, l'indice che mostra quanto si trasmette il virus, è in calo, anche se ancora sopra 1, che vuol dire epidemia in espansione. Ma il dato, proprio per essere accurato, hanno sempre chiarito dall'Istituto Superiore di Sanità, ha bisogno di tempo e fa riferimento a circa 10 giorni fa. Gli ultimi numeri, quindi più attuali, indicano però addirittura una leggera discesa, da confermare con i prossimi bollettini. È stabile anche l'aumento dei posti letto occupati a causa del virus, che comunque in diverse regioni ha raggiunto livelli di allerta, con ospedali in sofferenza, dove tra l'altro sono sempre di più i sanitari contagiati, circa 47.000 in un solo mese. Secondo i parametri attuali, oggi dovrebbe essere comunicato il passaggio in arancione, da lunedì, di Piemonte, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Al limite anche la Sicilia. A Gela, 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva al Vittorio Emanuele sono stati trasferiti a Caltanissetta per un focolaio, con medici e infermieri positivi. Dalla prossima settimana, però, potrebbe diventare più difficile passare a un colore con maggiori restrizioni, se, come deciso da Regioni e Ministero, verranno conteggiati solo i pazienti ricoverati per Covid e non chi si scopre positivo ma in cura per altre patologie. Secondo un'indagine che abbiamo effettuato con la nostra società scientifica di medicina interna, l'86% delle strutture ospedaliere italiane hanno difficoltà o non riescono a gestire questa situazione isolando i pazienti quando necessario. Quindi è un problema da risolvere. Il calcolo, il ricalcolo dei pazienti, come è stato chiesto dalle regioni, non risolve le difficoltà di gestione. Omicron, anche se meno grave dal punto di vista clinico, sta però pesantemente colpendo gli ospedali italiani.